Io non sono pazzo, ho sperato di esserlo, ma non lo sono. Ero un vaso saturo completamente, pieno di bugie e di menzogne. Così ha dichiarato Alessandro Impagnatiello, ex barman dell'Armani Café, imputato per l'omicidio volontario aggravato di Giulia Tramontano, la sua compagna, e per aver causato l'interruzione della gravidanza del figlio, che si sarebbe chiamato Tiago. Che significato hanno avuto queste parole pronunciate in aula durante l'ultima udienza? Rappresentano un'ammissione di colpa? Oppure l'imputato è ora spaventato? La Corte d'Assise, presieduta da Antonella Bertoia, il giudice che ha condannato Massimo Bossetti all'ergastolo, ha infatti deciso di sottoporlo a una perizia psichiatrica. Ora dunque l'uomo è stato esaminato da un esperto, che deve stabilire se al momento dell'omicidio di Giulia, e quindi di suo figlio, era incapace o parzialmente incapace di intendere e volere. Sia l'accusa che la parte civile sono soddisfatte della decisione. Secondo loro l'imputato non soffre di alcuna patologia, e questo sarà finalmente confermato da uno psichiatra. L'avvocato della famiglia di Giulia, Giovanni Cacciapuoti, ha chiarito: Impagnatiello era lucido durante e dopo il delitto. La psichiatra Liana Galletta, incaricata dalla famiglia di Giulia Tramontano, ha poi aggiunto: «È stata la banalità del male a colpire, non la malattia mentale. Se ha preparato la scena del crimine, togliendo il tappeto e coprendo il divano, c'è stata la volontà. Il disturbo narcisistico non nasce in un momento, ma ci vogliono anni, e non ci sono tratti paranoici in lui». La letteratura scientifica è chiara nel sostenere che la presenza di un disturbo di personalità non è sufficiente da sola per escludere o diminuire la capacità di intendere e volere. Nell'ultima udienza, l'accusa ha interrogato Alessandro Impagnatiello e ha enfatizzato il suo comportamento successivo al delitto e le molte contraddizioni nelle sue dichiarazioni per dimostrare che era pienamente cosciente dei suoi atti. È importante ricordare che il giorno dopo l'omicidio di Giulia, Impagnatiello è andato tranquillamente al lavoro, ha cercato di occultare il corpo, ha simulato preoccupazione e ha mentito. Riguardo alle contraddizioni, o forse alle bugie, nelle sue testimonianze ce ne sono diverse. Ad esempio, parlando della vacanza a Ibiza con Giulia durante la gravidanza, avvenuta dal 18 al 24 aprile 2023, ha affermato: L'avevamo organizzata per staccare e per ritrovarci e siamo stati bene. Le ho anche regalato la foto fatta insieme a Formentera, quella messa in casa. Con Allegra volevo staccare del tutto in quei giorni. Ma le sue affermazioni non sono risultate credibili, come ha dimostrato il pubblico ministero Alessia Menegazzo, che ha depositato una stampa di circa 500 messaggi scambiati tra Impagnatiello e Allegra durante quella stessa vacanza. Di conseguenza, il giudice ha interrogato Impagnatiello. È sicuro di quello che ha raccontato? Perché in tre giorni troviamo oltre 500 scambi tra foto e messaggi. Lui: Sì, è vero, mi scriveva, mi cercava, io tardavo a risponderle, mi ero distanziato moltissimo da lei. È attendibile? Per corroborare le sue dichiarazioni, ha aggiunto: Le ho inviato la foto del mare. Ma era un modo per rispondere ai 10-20 messaggi che mi mandava, ma era una cosa minuscola rispetto al nostro standard. E che dire del numero delle coltellate inflitte? Aveva confessato solo 3, ma in realtà sono state 37. Si è difeso. Non so dire perché ho confessato che le diedi 3 coltellate, potevo dire qualsiasi numero, ma quando ho sentito dalla TV che erano 37, ho mimato il gesto con la mano per 37 volte. Ma per me averla colpita 37 volte era impossibile, spaventoso, soffocante, assurdo. E ancora, ecco cosa ha detto in aula riguardo a Tiago, il figlio a cui ha strappato la vita. La gravidanza era un ostacolo, l'obiettivo di acquistare casa sarebbe saltato, la mia promozione sarebbe stata messa in dubbio, la strada che avrei voluto fare sarebbe stata rallentata. Più che il ragionamento di un pazzo, sembrerebbe il pensiero di un uomo lucido, diventato un assassino per liberarsi di un problema insormontabile. La difesa, naturalmente, non la pensa allo stesso modo.
Secondo la loro tesi, supportata dalle consulenze del criminologo e psichiatra Raniero Rossetti e della psicologa Silvana Branciforti, Alessandro Impagnatiello non era in sé e l'omicidio sarebbe stato un atto di lucido delirio paranoide, scatenatosi subito dopo aver saputo dell'incontro delle sue due donne. Impagnatiello, infatti, uccise Giulia poche ore dopo che lei aveva incontrato la sua amante, Allegra, la collega con cui lui aveva una relazione parallela e che aveva abortito dopo aver saputo di aspettare un bambino da lui. Proprio quell'incontro lo avrebbe destabilizzato anche a causa del disturbo borderline e narcisistico patologico di cui, secondo i suoi periti, soffre e che sarebbe esploso in quei momenti di grande stress. Per i due esperti che lo hanno esaminato, la sua vita va paragonata a una scacchiera, in cui Giulia e l'altra donna erano le pedine che muoveva a suo piacimento, finché non hanno deciso di autodeterminarsi. Questa improvvisa perdita di controllo, contraria alle sue volontà, avrebbe causato uno psicotrauma in Impagnatiello, spingendolo a compiere l'omicidio. Improvvisamente e senza premeditazione, perché da maschio onnipotente si è scoperto fragile, vulnerabile di fronte a due donne. Ma queste considerazioni bastano per definirlo incapace o parzialmente incapace di intendere e volere? Ora toccherà alla perizia psichiatrica dirimere la questione. Dopo aver risposto alle domande delle sue avvocatesse Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia e della corte, Alessandro Impagnatiello ha dichiarato: «Vorrei trovare una possibilità di redenzione». La risposta è stata pubblicata nei post sui social da Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano. Il mondo già non è stato un posto giusto e all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore, però, ora è tempo che sia fatta giustizia. E la giustizia, in questo caso, è una pena esemplare. La donna è tornata nell'appartamento del delitto a Senago, nel Milanese, che è stato dissequestrato e ha condiviso sui social la foto di alcuni oggetti della figlia che è riuscita a portare via, un peluche, un quadro e una maglia con la scritta Tiago. Le sue parole sono state strazianti. «Provo un dolore immenso. Mi lacera, mi toglie il fiato. Mi squarcia il cuore quello che resta. Ho le tue cose ora qui, sento il tuo odore in tutta la casa. Ma tu? Giulia mia, vita mia, senza di te non sono più niente».